Allora, oggi parleremo di cinema, ma non soltanto, e lo faremo con Pietro Castellitto. Arriviamo. Signori, benvenuti, bentornati, una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e, come vi dicevo poc'anzi, oggi con noi Pietro Castellitto. Ciao Pietro. Ciao, ciao. Grazie mille a te per aver accettato. Periodo pieno, immagino, perché voglio dire, no. Sì, sì, sì. Diciamo, sto viaggiando molto. Sì, esatto, stai facendo un sacco di cose. Sì. Pietro Castellitto, regista, scrittore, sceneggiatore, attore. Insomma, poi in questa oretta scarsa di chiacchierata scopriremo un bel po' di cose su di lui e su quello che sta facendo, che sta portando avanti. Tante belle cose, ve lo anticipo. Allora, prima di tutto ti spiego velocemente che cos'è Spigola. Spigola è un podcast che parla di creatività, no? In ogni sua forma. E ciò che facciamo è cercare di conoscere appunto gli ospiti a partire dal loro processo creativo. Quindi direi che possiamo iniziare. In questi giorni, dicevamo, sei molto impegnato perché è uscito nelle sale Enea, che sì, è la tua opera seconda. Allora, partiamo con cosa ti aspetti, dato che è già al cinema da una settimana. Ti va di raccontare a chi ci sta guardando, a chi ascolta, di che cosa si tratta e di che cosa parla Enea? Ma Enea è fondamentalmente la storia di un ragazzo che si chiama appunto Enea, e che ha quasi 30 anni, che frequenta i circoli sportivi, che gioca a tennis e che mangia nei migliori ristoranti di Roma, che frequenta i locali più belli, lo fa assieme al suo migliore amico, che è un novello pilota, che si chiama Valentino, e poi, insomma, scena dopo scena, lentamente capiamo che spaccia anche, finché, insomma, non si ritroverà, insomma, a piazzare un enorme carico di droga per conto di un narcotrafficante, insomma, che diventa una sorta di Papa Narcos, come lo ha definito il suo interprete Adamo Dionisi. All'inizio del film conosce una ragazza di cui si innamora profondamente. E questo è. Però, insomma, la cosa che ci tengo a dire è che, se, insomma, anche sintetizzandolo così, può sembrare un film elitario, ma di elitario non ha nulla, perché magari i posti che frequenta sono elitari, ma il suo vitalismo, no? La sua voglia di rendere la vita un'avventura è la cifra tipica della gioventù, della giovinezza. E quindi in quell'aspetto là ci si possono ritrovare tutti i giovani, credo, di qualsiasi quartiere, di qualsiasi città. Di qualsiasi estrazione sociale, sì. No? Guardando il film, la prima impressione che ho avuto, che abbiamo avuto qui quando l'abbiamo visto, è che si trattasse di un sogno. No? Quella che hai ricreato sembra proprio un'atmosfera onirica, appunto quasi dai contorni sfocati in certi momenti. Ma potrebbe essere davvero solo un sogno quello di Enea? Potrebbe, perché no? Ma tutti i film alla fine sono un sogno, quindi, e anzi la scena finale, che dove accade qualcosa di proprio l'ultimo frame, dove accade qualcosa di impossibile, tra virgolette, sta a ricordare che si tratta di un film, e quindi anche di un sogno, perché potrebbe essere la stessa cosa, cioè film e sogno, nel tuo caso, nel caso di Nea, possono viaggiare a braccetto. Esatto, no? Okay. esatto. Appunto, hai parlato del finale, ti faccio una domanda, ma dopo quanto abbiamo visto, credi sia meglio, no, vivere nella propria bolla continuando ad andare avanti qualsiasi cosa accada, o al contrario cercare una via di fuga a tutti i costi? Per me è importante cercare, è importante coltivare un proprio punto di vista, credo. Questo è importante, cioè per vivere non dico felici, ma per sfiorare ogni tanto la serenità. Esatto. È importante, no, avere sbagliare, sbattere la testa, però secondando un proprio punto di vista. Quello ti fa stare meglio, perlomeno io funziono così. Ti capisco. Bello sfiorare la serenità, perché quello è il massimo, credo, che riesci. Proprio. Esatto.
Prima ho parlato di bolla perché durante il film abbiamo avuto l'impressione che tu tieni sempre le cuffie nelle orecchie durante il film. Almeno ha sempre le cuffie nelle orecchie. È come se tu allo stesso tempo sia in quel momento e altrove. Rappresentano in qualche modo un filtro, cioè quella via di fuga di cui parlavamo prima, quelle cuffie. Tra l'altro io ho anche delle mie AirPods personali che le uso spesso, le uso tanto, e l'altro giorno, qualche giorno fa, a Roma all'Hotel della Ville ho fatto un'intervista, ho fatto insomma la conferenza stampa di Enea, e qualcuno me le ha rubate. Da davvero? Sì, ma facciamo un appello. Chi avesse rubato gli AirPods di Pietro, per favore. Vediamo dove sono. Puoi vedere dove sono? Guarda, vediamo dove sono, perché. Almeno lo diciamo. Dove sono? Sono senza parole, sono sconcertato. Ma anch'io. Facciamo un appello. Tutti che i cazzo? Giornalisti. Ma non si rubano. Le ha rubato un giornalista. Sì, giornalisti. Avete rubato gli AirPods a Pietro Castellitto. Per favore, ridateli. Che ci tiene. Dove sono? Ora le cuffiette me le segna. La scatola me lo segna Vietor di Quinto. Solo la scatola. Ok. Mentre. Perché giustamente si può vedere dove sono. Mentre le due cuffiette. Sono? Sono tra. Via Cavalcanti, a Monteverde. A Monteverde, se c'è qualcuno a Monteverde che ha gli AirPods di Castellitto, per favore ci faccia uno squillo. Senza parole, ma veramente. Allora, mi sono isolato in questo momento. Scusa, ero completamente isolato, ma stavo proprio. Ero completamente isolato. Stupendo. Stupendo. Ero completamente isolato, cioè, guarda, perché perché si è mossa la scatola. Ah sì? Quindi la scatola a Tor di Quinto, sta via Tor di Quinto. Perché secondo me l'hanno buttata di sostituto, credendo l'hanno venduto. Sì, hanno fatto. Non fregate Castellitto. No, non fregate Enea, non fottere con Enea. Esatto. Allora, ci sono dei film, delle scene, dei registi. Ma la domanda era le AirPods, il filtro. Esatto, il filtro, se mi vuoi rispondere finendo. Sì, le AirPods, esatto. Diciamo che una cosa che notavamo l'altro giorno sia con Giorgio che con Benedetta, che è un film che parla di giovani, dove ci sono molti aspetti, no, dell'attualità, sì. Le AirPods, le sigarette elettroniche, però non ci sono mai social network. È vero, non ci sono. Non ci sono mai social network. È stata una scelta. Poi ho pensato, no, che come se Enea è esso stesso un social network. Cioè lui nella vita fa quello che molte persone hanno il coraggio di fare soltanto nei social network, no? Non mi riferisco allo spaccio, mi riferisco proprio a quello slancio vitale, a quella. Quell'attitude. Esatto, quel coraggio. Quella favilla negli occhi. Totale. Ti faccio una domanda un po' più generica. Ci sono dei film, delle scene, dei registi che più che altro ti hanno influenzato nella costruzione del film? Ad esempio mi viene in mente la scena di Bandiera Gialla, quando si canta Bandiera Gialla, tra l'altro con una canzone che a me fa impazzire. Stupenda. Da sempre, da quando ero ragazzino, avevo la cassetta di Una Rotonda sul Mare, dove c'era Bandiera Gialla. Io l'ascoltavo molto spesso. Ci sono Che cosa ti ha ispirato? Io, per quanto riguarda, insomma, questo film è. Ho sempre avuto la sensazione che lo dovessi rintracciare dentro me stesso, perché era una storia molto intima e quello che andavo raccontando pensavo che soltanto io l'avevo vissuto, perlomeno quell'idea di quel mondo, cioè perlomeno non soltanto io, ma a me interessava il mio punto di vista di quella roba là, e quindi non sentivo il bisogno di crearmi delle reference. Però registi che mi hanno ispirato ce ne sono sicuramente, insomma. Ma io nomino sempre tre registi molto diversi, che sono Scorsese, Woody Allen e Lars von Trier. Okay. Uno che gira tutto camera a mano, uno che fa piani di sequenza molto delicati, e uno che fa tutto con la macchina da presa, che è Scorsese. Esatto. Ok, quindi questi sono tre principalmente, in generale però, che ti hanno ispirato in assoluto? No, ma ce n'ho tantissimi. Un'altra, penso, era Jane Campion. Ok. Che stava anche sì. Alcuni film di Jane Campion mi hanno colpito tantissimo. Ok, ma a proposito di Bandiera Gialla, una delle cose che più abbiamo amato di Enea sono le musiche, cioè scelte proprio. Con il ricamo, che studio c'è stato dietro? Sapevi già di volerle inserire in fase di scrittura? Sono venute dopo? Ma
È un film molto nostalgico per me, Nea, sia mentre lo scrivevo che mentre lo giravo, avevo la sensazione che stavo vivendo qualcosa che mi sarei ricordato, e quindi anche mentre lo scrivevo avevo la sensazione che per l'ultima volta in vita mia, no, avevo la possibilità di fare conti con la mia giovinezza. Perché per l'ultima volta? Perché credi sia finita? No, però sicuramente quella... Cioè con Enea ho cristallizzato la mia giovinezza. Perfetto. Poi io forse non sarò più così bello, capito? Cioè... non lo so, vediamo. Giorgio Guarzo Guarascio non sarà più così bello. Benedetta sì, Benedetta sarà bella ancora per tanti anni. Direi di sì. Va bene. Mi piace la questione di cristallizzare un momento attraverso e quindi, la scrittura sì. del film. Però voglio fare un salto indietro nel tempo, sì. perché vorrei concentrarmi sul tuo di percorso. Hai detto di aver voluto evitare, no, il mondo del cinema per tanto tempo. Però un po' hai pensato di fare il calciatore, giocavi anche discretamente bene, sì. tennista anche. Il professore di filosofia perché è una cosa che poi avrei voluto fare anche tanti. Beh, certo, io ho studiato lettere classiche, volevo fare professore, però poi. Le cose sono andate diversamente. Quindi te sapevi tradurre il latino e il greco? Perfettamente. Madonna. Non sto scherzando, è la cosa che riuscivo a fare meglio in assoluto. Io ho sempre avuto una stima enorme. Ti ringrazio, ma ormai. Guarda, tuttora io ricordo, per esempio, a memoria la prima Catilinarie. Fuori di testa. Vabbè, ma mi piaceva il non so come mai. A me mi dicevano, tipo la professoressa, quando sarebbe, mi diceva: è facile, sottolinea prime verbi. C'è questa frase che mi ricordava. Che poi, come a dire, basta quello. Non basta quello. A parte che superato il quinto ginnasio, i verbi sono difficilissimi, non li riconosci mai. Soprattutto in greco. In greco, sì. Mamma mia, oddio, siamo entrati in un mondo meraviglioso che se ci penso mi vado fuori. Allora, poi però sei diventato prima un attore, poi un regista. Cos'è che ti portava a voler rifiutare, se così possiamo dire, il mondo del cinema? O che magari ti lasciava lontano dal mondo del cinema? Ma io, guarda, quando ero piccolo io volevo che la mia vita fosse lontana, fosse antitetica a quel senso di ansia, di mal di pancia tipico della scuola, no? Okay. Dello studente che va a scuola. Quindi certo. Per me la vita doveva essere l'opposto. Non è possibile che quando sarò grande avrò questa sensazione. E quindi la sensazione opposta a quella, a quella condizione era la ricreazione. Lì si sta sereno. E ricreazione giocava a pallone. Certo. Quindi cazzo, gli ho giocato a pallone. Corretto. Poi poi ti accorgi che in tanti vogliono giocare a pallone. È un po' troppo. E tu non sei all'altezza. Il tennis è stata la mia grande passione, però non ho mai voluto fare il tennista perché non ho mai avuto. L'ho iniziato tardi, ho iniziato per quanto avessi un discreto talento, però era. Insomma, ma giochi ancora? Ho ripreso dopo tanto tempo. E devo dire, in un mese e mezzo ritorno su ottimi livelli. No. Ma io sono il classico che se gioco con un maestro forte, no? Insomma, giovane, di quelli proprio classificati, a palleggio posso anche non nascondergliela se palleggiamo. Poi in partita... Non ce l'è. non trovo più i verbi. Li cerchi, ma non li cerchi. Sono più. Però parlando di talento... prima però... nella vita di ognuno di noi arriva il momento in cui ci chiediamo chi saremo, no? Un domani. Ad aiutarci naturalmente nella ricerca di una risposta è il talento. Parlavi proprio di talento tu quando parlavi di tennis. Appunto, qualsiasi esso sia. Nel tuo caso, ad esempio, com'è andata? Cioè, quando hai riconosciuto il tuo talento? Io... crescendo in una famiglia che faceva e che fa cinema, ho sempre avuto sono cresciuto in una famiglia dove c'era la consapevolezza che effettivamente i film si potevano fare, capito? Certo. Non era una cosa impossibile. C'avevo l'esempio di mio padre che i film li faceva. E quindi ho incominciato da piccolo a fare i conti con l'ipotesi di quel mestiere, che è un mestiere che affascina tutti. Certo. E poi quando sei piccolo, ci vuole poco a convincerti che puoi fare l'attore, basta che magari sei uno che fa un po' ridere gli amici e quindi pensi ok, farò questo. Sulla fine degli ultimi anni del liceo ho,
ho fatto qualcosa da attore, però poi insomma anche per una serie di delusioni non mi autoconvinsi che non faceva per me. Ah sì? Sì, e però è stata la mia fortuna, perché poi insomma ho cominciato a, molto presto a mapparmi per scrivere e dirigere un film. Quindi era quello che volevi fare alla fine. Sì, alla fine, cioè, volevo appunto volevo scappare da quel mal di pancia della scuola nell'attore. Guarda, purtroppo stai appeso un po' al telefono, quindi esatto. Io volevo stare appeso alla mia penna. Ascoltando una tua intervista mi ha colpito una tua frase. Hai detto di scrivere per necessità e fare film per vivere. Chi e cosa ti ha spinto a scrivere la prima parole volta? Forti di un uomo misterioso scrivere la prima volta. Ma che tipo di urgenza avevi, se riesci a definirla? Puoi anche dirmi no, non riesco a definirla, era una sensazione, basta. Ah, forse perché era un modo per era necessario per me scrivere, perché era un modo per andare avanti, cioè il vantaggio che ti danno i mestieri artistici è che tutte le delusioni possono diventare materia narrativa, no? Bellissimo. E quindi ti danno la possibilità ai mestieri artistici di andare sempre avanti, e il movimento è fondamentale, perché poi appunto il successo è questo, cioè far succedere le cose. Non è che le cose devono andare bene. Se tu le fai succedere, poi alla fine, nel bilancio finale, qualcosa va bene. E per far succedere le cose devi avere la capacità di trasformare il dolore e le delusioni in movimento e non in paralisi. Non è facile. No, per niente, difficilissimo. È pieno di ragazzi, tornando al talento, che hanno talento e che però non riescono a trasformare le delusioni in movimento. Perché le delusioni diventano troppo pesanti da gestire, difficili da vivere in modo diverso rispetto a quello che stavi dicendo. Ma se invece dovessi dirmi la prima motivazione che ti ha portato a metterti dietro la camera, qual è stata? La voglia di fare qualcosa che in Italia non faceva nessuno. Cioè, io volevo esordire da giovanissimo con un film scritto e diretto. Giusto. Alla fine volevi fare quello. Volevo fare quello. Ecco, volevo, cioè, questo è il motivo. Esatto. Ma io ho scelto, dico spesso, me ne sono reso conto anche poi scrivendo il film, no? Che poi la vocazione in realtà questo è, cioè non è che uno nasce per fare qualcosa, è il mezzo che tu a un certo punto scegli per sentirti vivo. Per esprimere, assolutamente. Esatto. Per me è la radio, ad esempio. Io con la radio riesco a esprimere. Esatto, è proprio quella roba lì. Ma quando scrivi, cos'è che ricerchi? Di cosa hai bisogno per scrivere? Di una penna? Di un computer? Sì, diciamo ho bisogno di... Ci vuole energia per scrivere. Quindi l'energia, no, te la dà una... la sensazione che in un punto indefinito davanti a te ci sia qualcosa di molto buono che devi scoprire. Quindi... si parte sempre, no, da una serie di idee che devi raggiungere, che però per te sono molto buone e che vale la pena raggiungere. Okay. Se non c'hai quella sensazione ti fermi prima, perché poi è stancante, non esiste scrivere un film o scrivere in generale senza faticare le prime cinque pagine. Poi, poi diventa complesso costruire. Sì. Ma hai sviluppato una tua routine quando scrivi? No, io anzi provo a io mi sono quando scrivevo Enea, mi sono a un certo punto, mi ricordo che su un foglio scrissi tanta acqua, poca musica. Ok. Perché poi quando insomma devi scrivere devi stare sul pezzo. Sì. E quindi invece la musica e l'alcol mi danno molta euforia, quindi magari l'euforia ti distoglie. Però sono fondamentali invece magari per avere l'idea. È vero. Quindi è un equilibrio sottilissimo. Sì. Ma a proposito di idee, ma di cosa ti nutri per sviluppare? Oltre a alcol? Tutto. Come dicevi? Sì, oltre a... Costantemente, anche, cioè, perché la creatività ha bisogno di essere, no, incentivata in qualche modo. Sì, assolutamente. Ma tutto, guarda, poi il cinema è per antonomasia, no? la forma d'arte che contiene tante altre forme d'arte, insomma, quindi a maggior ragione è un mestiere che lo impari ovunque, mentre il tennis lo impari quando giochi a tennis, però anche lì
ogni tanto mi è capitato, no, che mi sono fermato per una quindicina di giorni e tornando in campo ero più come se i muscoli, no, di notte, sì. Memoria muscolare. Esattamente. Memoria muscolare. Però dopo l'idea, cioè, c'è la fase di sviluppo dei personaggi, immagino. Sì. Ma come si scrive un personaggio? Almeno come lo fai tu? Cioè, come si fa a rimanere fedeli al personaggio quando lo si scrive? Cioè, è complesso, almeno. È molto importante, poi parlo per me, poi ognuno... Certo. Io tendo ad amarli tutti. Cioè, ogni personaggio diventa... una mia possibilità di vita, e quindi metto degli aspetti di me in ciascun personaggio, e ogni personaggio è come se, no, se trovasse il coraggio di vivere la vita che non ho avuto il coraggio di vivere. Quindi ti ci butti dentro completamente. Esattamente, oppure che magari ha... è pieno di difetti che io invece ho avuto la forza di superare, quindi però tendenzialmente ci sta, li ami, ci sta del mio ovunque, sì sì, li amo, quindi li amo, sì. Ma una delle cose più difficili da fare però quando si crea qualcosa è riuscire a rimanere critici nei confronti di quello che si sta facendo. Tu ci riesci, ti affidi a qualcuno? E come riesci a non fare la prima cosa che ti viene in mente? O magari fai la prima cosa che ti viene in mente? Sì, anche qui cioè, è un equilibrio sottile. Io, è importante ogni tanto, mi sono reso conto che quando non sai come andare avanti devi fare la cosa che più ti mette in crisi. Proprio a te sceneggiatore, a te scrittore. E se fai la cosa più... anche insomma quasi come esperimento, se fai la cosa più estrema ogni tanto insomma ti si aprono dei sentieri nuovi, e però poi magari li raggiungi quei sentieri in maniera diversa, però intanto li hai creati, li hai scoperti. Con I Predatori invece, il tuo primo film in assoluto, hai iniziato a definire un tuo linguaggio, chiaramente a costruire di conseguenza una tua poetica. Riesci a definirmela oggi questa tua poetica? Se si può, perché io tendenzialmente direi che una poetica la si percepisce, spiegarla è abbastanza complessa. Sì, poi onestamente dovrebbero... Farlo gli altri. Esatto, cioè, è una domanda che dovrei fare. Sono curioso di sapere, no? Se, è vero, no? Se viene percepita e quindi se c'è. Sì, c'è. Almeno te lo dico da fruitore. C'è, si percepisce, è abbastanza evidente ed è peculiare. Sì. Questo almeno vedendo quello che hai fatto, rispondo io alla domanda che Grazie. Ho fatto a te, figurati. Oltre a questo però volevo chiederti, io tendo per indole a criticare le bruttezze o il male difendendolo. Anche Roma Nord qui l'ho criticata difendendola, quindi non faccio la critica sociale, capito? Certo, non è una critica diversa, sì, esatto, un approccio diverso, esatto. Si capisce, per fortuna. Ah, andatelo a vedere il film, mi raccomando. Oltre a questo, volevo chiederti com'è stato arrivare sul set per la prima volta da regista, sempre tornando al passato. Hai avuto la sensazione che fosse tutto diverso? Eri sicuro di te? Sapevi perfettamente cosa fare? Com'è stata la tua prima esperienza sul set dei Predatori? No, io cosa fare non la so... Totalmente non, la so, non lo saprò mai. Cioè, quando fai un film ci sta sempre una parte, no, che sfugge, che ti sfugge, e quella parte lì è giusto non dominarla, perché non esiste essere fedeli all'idea che uno ha in testa. Uno in testa non c'ha il film, uno in testa ha delle suggestioni, ha delle atmosfere. E la cosa più importante in un film per me alla fine è l'atmosfera. Me ne sono reso conto su Enea, me ne sono reso conto girando anche Predatori. Cioè è molto importante creare quella gabbia invisibile dentro la quale quei personaggi si muovono. Se quella gabbia è credibile, allora tutti i personaggi acquistano un senso, anche se compiono gesti assurdi, però quei gesti assurdi diventeranno simbolici e credibili. E questo l'avevo capito girando I Predatori. Poi i film questo mestiere lo impari anche sbagliandolo. Come tutti.
tutti, come la maggior tutto, parte. La maggior parte, sì. Ma tra le tante possibilità, anzi, mi verrebbe da dire missioni del regista, cioè il riuscire a fare empatizzare gli attori con i rispettivi personaggi, fino a farli diventare quasi un tutt'uno, no? Qual è il segreto, se ce n'è uno? Questo è molto, è fondamentale, insomma, gli attori sono fondamentali. Io penso che il segreto non lo so, ognuno ha il suo metodo. Sicuramente il mestiere dell'attore è un mestiere di esecuzione, quindi l'esecuzione deve muoversi libera, non può essere ingolfata. Io non credo a quei registi che raccontano proprio la genealogia emotiva del personaggio. Tu qui pensi questo perché te stronzate, poi alla fine conta il gesto, e il gesto spesso lo ottieni guardando l'altro, volendolo capire. Ad esempio, ci sta una scena che mi piace molto in Enea, quando Enev ed Eva si incontrano per la prima volta. Okay. E lì mi rendevo conto che quando battevo il ciak era come se trovavo il coraggio di dire alla persona che avevo davanti a me delle cose che senza il rumore del ciak non riuscivo a trasmettere. Mai. Quindi questa è una cosa che è anche la magia di questo. Di questo lavoro. Di questo lavoro. Assolutamente. In Enea, infatti, ti vediamo sia dietro una macchina da presa che davanti, naturalmente. Sì. Come avviene lo studio in questo caso? Cioè, mentre stai recitando, riesci ad avere un controllo anche come regista? Sei totalmente immerso nella parte e il Pietro regista entra in gioco dopo? Come funziona questa roba qua? Ma sai che non me lo ricordo. Fantastico. Come? Perché vuol dire, sai perché secondo me non te lo ricordi? Perché era tutto naturale. È naturale, le cose, guarda, la vita è già faticosa. Madre se santa. Poi dimentichi, se metto a fare pattinaggio sul ghiaccio, cioè, non so capace a fare. Però ci sta che non te lo ricordi, è bello. Perché io non so disegnare, non so pattinare sul ghiaccio, non so, sono una sega con le lingue. Ok, strumenti musicali ne suoni? Pippa, rara, non so cantare. Vedi, ti abbraccerei fortissimo. No. Hai affermato però che, dirigendo tuo papà, hai avuto l'opportunità di conoscerlo meglio, no? Sì. Eppure, come abbiamo detto prima, quello di Enea non è stato il primo set che avete condiviso. Sì. Cosa ti ha portato a pensarlo, ma soprattutto cos'è cambiato? Ma perché l'ho guardato con un occhio più tenero. E ho provato una tenerezza che soltanto nei confronti di mio padre, che soltanto una condizione simile mi poteva permettere di farmi provare, perché appunto ho rincontrato mio padre in un contesto dove inevitabilmente io ero il regista, quindi era strano, io avevo più potere, ma la parola è brutta anche se insomma, no, però, non so come spiegarlo, no, quindi, ma si capisce perfettamente, quindi lo vedevo, no, relazionarsi con gli altri, e lo vedevo relazionarsi con persone, e lo vedevo anche mettere da parte, no, alcuni aspetti del suo vissuto quotidiano che conosco, del suo carattere, quindi è stato molto molto bello. Insomma, c'è stato anche un modo per conoscerci meglio. Poi è stato facilissimo, cioè, queste sono proprio sensazioni che sto verbalizzando, ma certo, io e mio padre ci capiamo con uno sguardo, e quindi è stato molto, molto semplice, molto divertente. Prima di essere un attore o regista sei sicuramente uno spettatore, no? Immagino, cioè, che cosa ti porta al cinema? Qual è il fattore fondamentale che deve avere un film secondo te per farti alzare magari dal divano, dalla sedia, e farti andare al cinema? Io sono molto, poi dipende anche dai periodi, no? In questo periodo sono molto affezionato ai film che parlano di esseri umani, cioè che seguono i personaggi, che quindi inevitabilmente mettono in scena l'imprevedibilità della vita, perché poi gli uomini sono imprevedibili e nascondono dei segreti, quindi diciamo che ti spinge, se un film racconta la storia, una volta si diceva della miseria umana, una volta si utilizzava, ora non si utilizza più. Che spesso è anche bellezza umana. Assolutamente sì, perché all'interno della miseria c'è tantissima bellezza. Per fortuna gente come Edoardo De Filippo ce l'ha fatto capire un bel po' di tempo fa.
Così per giocare, se ti chiedessi di fare una classifica, è difficilissimo, quando lo chiedono a me queste robe, mi dico, ma non si può rispondere. 5 migliori film di sempre secondo te? Random, se ci riesci, anche 3. Ma, in difficoltà, no, lo so. Sì, diciamo, lo so. Ma uno di Scorsese, Toro Scatenato, Taxi Driver, Goodfellas. E già me ne hai detti 3. Esatto. A posto così. Se vuoi me ne puoi aggiungere 2. Se vuoi, se no no. Ma Viaggio in Italia. Ok. E Crimini misfatti. Perfetto, siamo arrivati a 5. Se vuoi continuare, se no ci possiamo fermare. Film che amo tantissimo è Tempesta di ghiaccio, che è un film che ha ispirato American Beauty. Dove anche American Beauty. American Beauty è straordinario. Le onde del destino di Lars von Trier. Oh. Ok, cioè, insomma, Festen di Wittenberg, un film che mi folgorò quando lo... Avevamo chiesto 5, ne ha tirati fuori 7 e 8, quindi segnate e poi andateveli a vedere. A questo proposito però sono curioso, ti è mai capitato Il Divo. Wow. Diciamo neanche qualcuno italiano. Sì. Io sono l'amore. Insomma. Un po' di cose da vedere nel fine settimana. Io sono curioso però, ti dicevo, ti è mai capitato di andare a vedere un tuo film in sala, nasconderti dal pubblico, vedere le reazioni? Sì, cioè nascondermi proprio no, però ogni volta che ho visto un mio film col pubblico, ho guardato il pubblico. Ok, e com'è quella sensazione lì? È bellissima. Cazzo, sì. Fa troppo ridere. Fa troppo ridere perché improvvisamente tu ti ricordi che quella roba là che la gente guarda poco prima stava su uno schermo del computer e tu stavi solo in camera a scriverla. Cioè, c'è la donna che è presa per il culo. Bello, molto bello. Ora che Enea è del pubblico, cosa farai? Stai già iniziando a pensare al prossimo film? C'hai già pensato? Ce l'hai già in cantiere? No, invece. No, non ce l'ho ancora in cantiere. C'ho delle idee, okay, che però devo sviluppare, e per svilupparle devo avere tempo ed energia. E questo momento non è il caso. Va bene. Senti, siamo arrivati alla fine della chiacchierata. Sì. Prima di lasciarti andare, però, ultima domanda. Chi dovrebbe essere il prossimo ospite di Spigola? Secondo te la facciamo a tutti e quindi te la becchi pure tu. Roger Federer. Perfetto. Roger, noi ti aspettiamo. Noi qui siamo fan di Roger, quindi quando hai tempo libero, tra una pubblicità Barilla e l'altra, ti aspettiamo volentieri. Grazie mille, Pietro. Roger. È stato bellissimo, in bocca al lupo per tutto e naturalmente complimenti per Enea. Grazie davvero, sto benissimo. Signori, noi abbiamo finito, alla prossima, peace. Spigola è una produzione di Collateral Podcast presentato da Andrea Tuzio. Si ringraziano Giulia Guido per il coordinamento editoriale e di produzione, Andrea Gianni e Susanna Giammona per le riprese e il montaggio, Paola Mangiarotti per la visual identity, Giulia Tofi e Giulia Guido per i testi, Cristiano Di Capua per il coordinamento tecnico, Andres Juan Suarez per le fotografie, Giordana Bonanno per la parte social e i Parasite per il set design. Seguiteci su Instagram e TikTok.